non mi dire! Pitturare, mungere la capra, sistemare il tetto, le stesse cose ogni giorno! Abbiamo bisogno di divertimento e avventura! Beh, se lui non vuole uscire, non ci resta che entrare noi. Nel giardino rosso, nessun blu ci è mai entrato. E allora è il caso che qualcuno lo faccia. Ci divertiremo e avremo la nostra rivincita. Ehi, non sono mica solo quello. Sono anche un po' inventore, costruisco modellini, mi diletto a cucinare e scrivo poesie. Sono un po' curioso, Roger. Esattamente cosa stai facendo con quell'auto? Bambini, vi prego, possiamo anche ucciderci l'uno con l'altro, ma poi chi inciderà l'album? Statisticamente parlando, le band non falliscono, si smembrano. Bob, io dirigo un'attività, giusto? Non so cosa credi di fare con i tuoi ingredienti raffinati. Sono Bob e mi piace il cavolfiore. Beh, io amo il cavolfiore. Perché non lo chiami lo Snob Burger? Snob Burger? Tu consideri raffinata qualunque cosa che non sia surgelata o marcia? Signor faccia raffinata, vediamo chi ha più clienti. Oh, 2, 3, 4, 5. Ah, io ne ho qualcuno. E chi non ne ha? Oh, tu! Io non sono un pezzo di piombo. Sono ala sinistra e capitano della miglior squadra di biliardino del mondo. E tu sei il campione indiscusso. Hai un occhio di lince, un equilibrio perfetto e un ottimo polso. Ricordi quando abbiamo sconfitto quel meccanico? Ci stava distruggendo e rideva anche di te. Ricordi come rideva? Così rideva di te. Quel Pikachu col suo fulmine ha quasi distrutto il mio prezioso Charizard. L'ultima volta che è stato qui. Oh, la cicatrice è ancora fresca. Io sento solo un ronzio e vedo solamente capezzoli. E sai una cosa? Mi ha pure rovinato il soprabito, guarda. Mi dispiace tanto. Ma che soprabito? Non ha neanche la camicia. Questa? Sì. Questa è casa mia. E nessuno viene in casa mia e maltratta il mio Pokémon. Che hai da guardare? O il mio soprabito. Ah, cavoli! Io ho una fame da lupi. Eh? Oh, che cosa sarà? Sembra abbastanza normale. Sono dei marciapasso! Io sono il comandante Gatrocca. Il tuo nome è bello, ma io posso trovare di meglio, ad esempio, lucertola laser! No, super anfibio! No, sì, ci sono! Che ne dite di comandante Sal? Qui non sappiamo neanche cosa vuol dire quella parola. Questi gioiellini li ho ricostruiti io stesso. Sono meglio che nuovi. Provali un po'. Va bene. Lasciami solo prendere confidenza con lei. Oh, no, scusa! Estrai le ruote, genio! Vi adoro, grazie, vi ringrazio moltissimo. Ora, come sapete, quello di stasera è il mio ultimo spettacolo qui al box. Sì, o come lo chiamiamo affettuosamente nel backstage, il nostro vecchio box puzzolente. Tra circa 6 mesi aprirò un club tutto mio, nuovo di zecca, all'avanguardia e super moderno, il Queens in Queens. Queens in dove? Queens! Esatto, tesori, Manhattan è fuori moda. Allora, siete tutti invitati a venirmi a vedere al Queens in Queens, dove farò esibire tutte le vostre signore preferite. E soprattutto, i miei baristi non annacqueranno i drink. Sono stato io con il mio congegno fermatempo! Un complotto geniale! Ha sentito, Gufenson? Morto Paperone, la famiglia in gramaglie! Ora sono io il papero più ricco del mondo ed ecco come lo sono diventato! Sai, Willy, con le tue parole oggi tu ci hai aperto gli occhi. Te ne siamo grati. Da questo momento in poi smetteremo di imbrogliare. Adoro i grattacapi sofisticati. Ricordo la prima volta che ti ho visto all'Accademia. Mi hai ricordato me stesso, uno scienziato appassionato e pronto a forgiare una nuova prospettiva nella sperimentazione. Ma a volte ci si avventura troppo in là.